di Bazzola, che fu della partita giovanissimo, ecco Edmondo Fabbri. Mentre stavamo vedendo la partita, qui Altafini e Ferrari dicevano: bella formazione però sulla carta. Eppure lei è stato criticato anche per queste scelte. Allora, come vanno d'accordo le due cose? Quando si perde non si può dire niente, ha sempre ragione chi critica. Certo che guardando il trio d'attacco in partenza ci siamo guardati in faccia, io e Altafini abbiamo detto: Mazzola, Rivera e Bulgarelli, per me era il meglio che si potesse essere allora. Comunque, anche quando si parla di sfortuna, io alla sfortuna non ci credo. Non ci credo perché ci sono sempre alla base delle cose che determinano certe situazioni. In quell'occasione c'è stato l'infortunio di Bulgarelli, indubbiamente lo scontro è stato abbastanza violento, però Bulgarelli si era infortunato nella prima partita contro il Cile, poi aveva concluso la partita, poi ha giocato la seconda con l'Unione Sovietica, in condizioni un po' claudicanti. Io non rinunciavo molto volentieri a Bulgarelli, certamente avrei dovuto essere un pazzo farlo giocare se sapevo che non stava bene. E infatti nella terza partita, prima di farlo giocare, abbiamo fatto un provino sul campo al mattino, lui e il medico. Il medico mi assicurava che stava benissimo, io rinunciare a Bulgarelli, sapendo che il medico mi diceva che stava bene. Infatti io ricordo quando Bulgarelli disse: ma la responsabilità chi se la prende? Responsabilità. Io rimasi di stucco perché il medico mi diceva sempre: stia tranquillo, Bulgarelli sta bene, Bulgarelli sta bene. E mi ero un po' illuso che Bulgarelli stesse bene e fosse nelle condizioni di giocare. Poi purtroppo l'impatto con quel coreano centrocampo, evidentemente il giocatore non era nelle condizioni di giocare, quindi vede che non è sfortuna, cioè alla base c'è stato un grosso errore. Qui adesso dire mio o del medico, certamente se io avessi immaginato che Bulgarelli solamente si scorticava un dito non l'avrei fatto giocare, perché ci tenevo troppo a lui per il proseguo del campionato mondiale. Lei pensa, Fabbri, però, che basti l'errore Bulgarelli a